Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà l'ultimo di una serie di video che comunque trovi in una playlist sul canale che si chiama Le migliori medicine per il diabete. Oggi parliamo dell'alimentazione, ma prima ti ricordo che io mi chiamo Emanuele, ho 22 anni, sono studente di medicina, ormai è quasi il terzo anno e convivo con diabete tipo 1 da più di 15 anni. Sul canale puoi trovare una serie di video che ti aiutano nella tua gestione della terapia e nel tuo migliorare rapporto con quello che è il diabete, semplificandolo. Ma venendo a noi, questo di solito è un argomento che interessa tantissimo ai diabetici, ovvero cosa posso mangiare, cosa mangiare quando la glicemia è alta, cosa fare in questa situazione con il cibo, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, non stiamo parlando di dieta, ho già fatto altri video che parlano della dieta, probabilmente ne usciranno altri più avanti. In linea di massima, tu puoi mangiare tutto, conscio ovviamente di quelli che saranno poi eventualmente gli sbalzi glicemici in base a quello che mangi. Comunque, a parte l'acqua che ha zero calorie e quelle ne puoi abusare in quantità industriali, tutti gli alimenti presentano calorie. Quindi, se mangiare alimenti ricchi di carboidrati, qua saranno 4 kcal per grammi, proteine invece sono 4 kcal per grammi, lipidi, cioè i grassi, 9 kcal per grammo. Ora, quando dicevo si può mangiare tutto, intanto davvero tutto, quindi posso mangiare il salame? Sì, puoi mangiare il salame. Posso mangiare il gelato? Sì, puoi mangiare il gelato. Posso mangiare i dolci? Sì, puoi mangiare i dolci. Le torte? Sì, marshmallow? Sì, le patatine? Sì, la pizza? Sì, l'aperitivo? Sì, quello che ti pare? Sì, anche quello che ti pare. Sono allergico? No, ma se non fossi allergico potresti mangiare quello che ti pare, ok? Si può mangiare tutto. Ora, ciò cambia su come influisce sulla glicemia. In che senso invece? Perché se posso mangiare tutto, se mangio un frutto o se mangio il cucchiaino di Nutella o bevo Coca-Cola, la glicemia si alza in tutti e tre modi molto diversi. Mi sono dimenticato di aggiungere, quindi mi sono cambiato perché dovevo stare preparando un altro video, ma mi sono dimenticato di aggiungere una cosa. Cosa mangio io nella vita di tutti i giorni? Me lo sono scritto così, andiamo veloce. Allora, colazione, caffè latte con un cucchiaio di zucchero più 5 biscotti o cereali da mettere appunto nel caffè latte. Dipende da cosa in casa, cosa voglia generalmente la mattina. Merenda, frutta, yogurt, un pacchetto di cracker, anche se la maggior parte delle volte mi capita di non fare appunto merenda, o se proprio se sono in giro cerco di prendere la roba più naturale che c'è, o se ma proprio un decaffeinato se sono al bar. Benissimo, pranzo. Andiamo al secondo pasto principale, un piatto di pasta in genere dagli 80 ai 100 grammi, un secondo di verdure come insalata, pomodori, carote, peperoni, eccetera, di bere ovviamente solo acqua, a fine pasto un quadratino di cioccolato o yogurt con del cacao. Come potete vedere non cerco di non mangiare assolutamente il pane, perché se mangio già la pasta sarebbe aggiungere ulteriori carboidrati. Vediamo la merenda del pomeriggio, questa la faccio sempre ed è una delle cose che mi piace di fare di più, cioè mangio di nuovo frutta, yogurt o pacchetto di cracker. Pacchetto di cracker con magari, se ho la marmellata in casa, cioè, ci butto sopra la marmellata, ma in generale frutta o yogurt vanno sempre bene. Poi arriviamo al terzo pasto principale della giornata, cioè la cena, quindi proteine che possono essere pesce, carne, uova, legumi, o il secondo che è di verdure, come per il pranzo, quindi oltre ad esempio quindi quello che possono essere carote, pomodori, magari roba che è avanzata al pranzo, verza, quello che abbiamo in casa, peperoni, e cos'altro c'è? Un panino, cioè il pane comune, senza ripieno, senza affettati, senza robe dentro. E fine pasto, dipende. A giorni alterni, ad esempio d'estate, mi capita di mangiare un ghiacciolo a volte, cioè in casa, ecco, questo è il mio guilty pleasure d'estate. Li ho messi tra gli extra, cioè affettati formaggi, in genere in casa mia ci sono a settimane alterne, cioè o c'è il formaggio o ci sono gli affettati, però in generale si cerca sempre di non abusare, si cerca di mangiare gli affettati dentro un panino, quindi il panino classico con magari insalata, formaggio e affettato, appunto, solo se non c'è un primo piatto o un secondo piatto e quindi andrebbe a sostituire.